sprazzo di sangue. Meglio seguirle. Altro sangue. Continua a seguirlo. Sudore e fumo. È così che sai di aver fatto un buon lavoro la sera. Ancora del sangue. È stato un brutto taglio. Pentirai di non esserti fermata. La scia finisce qui. Nel vivo dell'azione. Ma qualcuno deve aver visto il ladro. Ti va di acquistare qualcosa oggi? Qualcuno è passato di qua con una spada? Certo, ho preso dei lenzuoli dal mio banco ed è scappato giù per le scale dietro di te. Stava sanguinando, forse gli servivano belle. Diamine, costavano un sacco! Ho perso i soldi per le garze di un ladro! Non capisco una cosa sul dominio. Ci sono decorazioni dappertutto. Buongiorno. Non troverai merci migliori delle mie. Se il ladro è passato di qua, c'è solo una direzione in cui può essere andato. Dritto. Nessuna traccia del ladro. Qualcuno l'avrà pur visto passare. Hai visto qualcuno scappare di qua? Qualcuno con in mano una spada? Sì, mi è quasi venuto addosso. È andato dritto all'elevatore. È scappato. Ma non ho visto spade. Non aveva nulla in mano? Proprio niente. Correva come un matto. Il ladro deve aver gettato la spada. Ma dove? Forse l'hanno aiutato. Il banco della mercante poteva essere un posto conveniente. Yosera mani stato lottando il suo animale. Spettacolo era migliore la settimana scorsa. Ti piacerà quello che vendo, te l'assicuro. Ti va di acquistare qualcosa oggi? Pare che il ladro sia fuggito, ma senza la spada. Forse l'ha gettata da qualche parte. Qui, per esempio. Cosa? No! Io non c'entra nulla. Lo sapremo quando avrò chiamato le guardie e avranno setacciato il tuo banco e interrogato i clienti. Aspetta. Non è come pensi. Hai la reputazione di far risplendere la luce nell'oscurità, quindi so che mi ascolterai. Hai ragione. Ho ricevuto io la spada e a mia volta l'ho data a qualcun altro. Sarà venduta, ma non per profitto. I frammenti andranno ai bisognosi. Ti aspetti forse che ti creda? Te lo dimostrerò. Vai dai miei amici al mulino nel villaggio di sotto. Ti spiegheranno tutto. Se non ti convincono, torna pure con le guardie. Non mi muoverò da qui. E anche se lo facessi, ti troverei. Ma va bene. Darò un'occhiata al mulino. Va bene. Immagino di dover andare a questo mulino per scoprire cosa succede. Si vestirà in modo troppo stravagante.
di entrare nelle guardie della città. Compra quello che serve. Non devi lasciare piacere. Non sono semplici merci. Sono beni necessari. Dai un... Ho solo la merce migliore. Guarda tu stesso. È come il sorgere del sole. Gli Oseram vogliono prendersi Meridiana. Bene, posso usarla. Vorrei poter rubare un momento così ogni giorno, ma non c'è mai tempo. Mi hanno detto di aspettarti. Credo tu voglia risposte. Bene, non è complicato. Recuperiamo oggetti di valore inutilizzati. Li vendiamo e usiamo il denaro per i bisognosi di tramonto. Chi riceve esattamente i frammenti a tramonto? Non i bastardi nella fortezza. Li usiamo per sfamare i poveri di Fiancombroso e curare le loro ferite. Sono andati a Ovest perché costretti. Credimi, lo so. Mia moglie è stata incatenata con altri servi e trascinata là. Sono morti di fame, ancora legati. Oh, mi dispiace. Anche a me. Intendi rubiamo? Se lo preferisci. Da cinghiali che hanno banchettato nella mangiatoia per anni. Ravan non mi sembrava un cinghiale. Puzza come tutti gli altri ricchi di benessere e soddisfazione. Mentre la povera gente soffre. Dov'è la spada ora? Al sicuro. Non l'ho ancora venduta. Cosa ti aspetti che faccia io? Che me ne vada? Speravo ci aiutassi. Dicono che segui le tracce molto bene. Il mio compare Nasan è scomparso vicino a Costa Marchiata. Era diretto a Tramonto insieme a un intero carico di vivande. Se lo trovassi aiuteresti molte persone. Io ci penserò, ma solo se restituirai la spada a Ravan. Sapevo me l'avresti chiesto. Gli ridarò la sua dannata spada. Nasan doveva incontrare il suo contatto in un accampamento vicino a Costa Marchiata. Inizia da lì. Ma attenta, ci sono molte macchine e parecchi cargia delle ombre. E non quelli bisognosi, ma i loro persecutori. Questi dannati oseranno sempre a creare guai. Terrò gli occhi aperti.